Allora, Lino Ciano, vicepresidente di questo Cusi Cassino che è l'84, si è ripetuta questa gara con la Lazio, sappiamo tutti com'è andata, è terminata in parità come al solito, e chiaramente sembra che queste due squadre devono solo pareggiare in campo. Dici la tua su questa gara. Ma in realtà abbiamo visto un po' la stessa partita di quella precedente, insomma, dove c'è stato gran parte della gara dove siamo stati avanti, e poi nel secondo tempo abbiamo avuto quei 10 minuti di sbandamento dove la squadra avversaria ci ha raggiunto. E, beh, niente, insomma, c'è stato comunque l'orgoglio dei ragazzi di non mollare mai fino alla fine, quindi questi sono segnali importanti e interessanti che possiamo prendere solamente per andare avanti e crescere e migliorare, insomma. Anche perché comunque la Lazio, pure lei qualche giovinciato l'ha messo in campo pure, no? Non ho capito la domanda. Dico, anche la Lazio qualche giovinciato l'ha messo in campo, quindi... Sì, ma in effetti se andiamo a guardare, diciamo che a mio avviso l'organico della Lazio questa sera è un po' inferiore rispetto alla gara precedente. Però ripeto, ogni partita ha una storia a sé, sono stati degli episodi dove noi purtroppo abbiamo sbagliato tanto dai 6 metri, dalle ali, quindi voglio dire, se andiamo ad analizzare la partita ci sono stati ben 10-12 tiri sbagliati da quelle posizioni. Naturalmente quando incontri una squadra come la Lazio e fai questo, insomma, non ti perdona, poi... Il risultato è andata così. Prendiamo per buono il senso che abbiamo preso comunque un punto, no? Sì, ci siamo ripresi quel punto, diciamo, che ci avevano tolto, ma va bene così, insomma. No, ripeto, è sempre bello vedere che i ragazzi ce la mettono fino alla fine, e anche oggi hanno dimostrato di essere all'altezza di questo campionato. Speriamo bene, appuntamento sabato prossimo contro il Putignano, una squadra che onestamente io non conosco, ma nemmeno tutta l'equipe conosce, quindi invitiamo comunque il pubblico a seguirci, ad essere sempre così calorosi come dimostrano di essere ogni partita presente. Quest'anno la novità della Gaetri in A2 è una novità, quindi bisogna comunque seguirla, no? Sì, bisogna appoggiare, perché è una grossa novità, dopo 32 anni approdiamo in A2, siamo una squadra fatta di gaetani, quindi insomma, voglio dire, è un orgoglio per noi, un orgoglio penso anche per la città, per chi segue la palla a mano, a chi piace la palla a mano. E poi ricordiamo la Costa Zero. A costo zero, chilometro zero, a costo zero. In bocca al lupo, grazie. Crepi il lupo, grazie a te, grazie.